Turno de preguntas y el no antes que no funciona tampoco. Comentarios para la discusión y al final, bueno, el profesor Gallini prefiere contestar un poco a las intervenciones de esta mañana al final. Así que si hay preguntas, cuestiones, cosas que se han quedado. Adelante. El micrófono. Pregunta va relacionada con la función de la jurisdicción constitucional. Ayer se dijo en la tarde que era paradójico que la teoría del profesor Ferrajoli haya creado mucho activismo en Latinoamérica. Y bueno, realmente a mí no me parece que sea paradójico que cree activismo en Latinoamérica o en cualquier otro país. En primer lugar, porque creo que el límite establecido para tipo de derechos fundamentales, tipo reglas, que se cree que va a ser un límite a la jurisdicción, pues no se compadece con la realidad de las constituciones latinoamericanas, pero con cualquier otra. También creo que el activismo está incentivado en la medida en que se considera que la función jurisdiccional lo que hace es verificar límites que parecieran ya estar establecidos. Y sobre todo, creo, y este es mi punto al que quería llegar, es que, si no mal entiendo, el profesor Ferrajoli lo que propone es que la función judicial y específicamente la interpretación constitucional se trate de una función de separación de poderes y no de división de poderes. Es decir, que haya una separación estricta entre los poderes tratándose de esa función. Y yo creo que para que un límite sea efectivo a la jurisdicción constitucional no puede quedar en manos del propio juez. Ayer incluso también el profesor Atienza propugnaba por una ponderación con límites. Y creo que lo mismo es un problema de que queda en manos de los jueces. Entonces, por eso yo me gustaría sugerir o preguntar si tal vez no sería mejor que esos límites fueran externos. Y me refiero a que en lugar de pensar que la función de interpretar la Constitución, en lugar de ser de separación de poderes en términos del propio profesor Ferrajoli, fuera una función de división de poderes. Lo que se traduciría en términos concretos que la interpretación constitucional fuera compartida, y eso, para que sea realidad, significa, si queremos conservar la jurisdicción constitucional, en que los tribunales constitucionales en su interpretación constitucional no vinculen a los otros poderes, lo que a su vez permitiría, por ejemplo, respuestas del legislador a declaraciones de inconstitucionalidad. Y bueno, gracias. Yo, bueno, voy a compartir un poco mi experiencia. Yo soy abogada en Colombia y he trabajado un poco con minorías étnicas, bueno, porque tengo raíces étnicas y también con víctimas del conflicto. Y bueno, cuando te pones en serio y te tomas el derecho en serio, crees que el derecho sirve para defender y para crear derechos, para interpretar normas, para crear derechos. Y a su vez peleas de David contra Goliat, o sea, de una minoría étnica contra todo un Estado, pues es un poco difícil. Peleas un poco difíciles porque garantizar derechos fundamentales, los derechos mínimos humanos son un poco complicados, porque el derecho es muy complejo y similar. Y cada vez que nosotros íbamos a producir o a tratar de defender ciertos derechos, nos producía una cosa que es como que el derecho nos creaba más conflictos que soluciones. Y en Colombia, el sistema, bueno, la Constitución se volvió garantista en muchos aspectos, y es que le dio un poco de discrecionalidad al juez constitucional para la toma de decisiones frente a casos en donde se vulneraban derechos fundamentales.
Y esta labor o estos mecanismos garantistas que se crearon nos han ayudado mucho a nosotros, sobre todo los que hemos tomado el derecho en serio y que hemos, o sea, que hemos pensado, o sea, que hemos leído la teoría y que hemos aplicado en la realidad y pensar cómo esto puede como servir realmente como ciencia, a garantizar o a encontrar soluciones dentro del derecho, que el derecho sí funcione en lo que debería funcionar, como una ciencia que le da solución a los conflictos que existen entre los seres humanos, entre el ser humano y el Estado, entre los Estados. Y creo que esta idea de la discrecionalidad me parece muy interesante porque a nosotros, pues en estas peleas de David contra Goliat, de una minoría étnica contra un Estado o contra dos Estados, porque inclusive a veces ha tocado contra el mismo Estado norteamericano, ha contribuido mucho a garantizar derechos humanos mínimos y básicos, ¿no? Que se han creado problemas, sí, como en todo lado. Se han creado ciertos asuntos de inseguridad jurídica y típicos choques de trenes. La rama judicial tiene choques de trenes contra el ejecutivo, porque los intereses del ejecutivo generalmente pues, como que no compaginan con el interés del juez. Pero sí se están produciendo cambios. Los cambios en el sentido de las personas sí sienten que la justicia, que el derecho está funcionando, y está funcionando en el sentido de que permite que se creen movilidad, movimiento o aglomeraciones de personas que empiezan a pelear, digamos, por esos derechos mínimos fundamentales que se están tratando de garantizar. Y en el nivel, bueno, en frente a los muchas veces al problema entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo cuando se producen los choques de trenes, pues hemos llegado a la conclusión de que sí, de que los jueces están garantizando derechos, pero en el nivel ejecutivo pues hay que crear transformaciones del nivel político y es un poco pelear porque lleguen personas que realmente representen a las minorías o realmente representen los intereses como del momento histórico, del lugar que está viviendo Colombia. Y en el plano del legislativo, pues de crear leyes que realmente como que recojan los intereses de las personas que estamos como en medio de esta democracia. Y yo lo quería compartir porque me parece que eso ayuda en parte a que el derecho se descomplique tanto, porque es que el sistema del derecho procesalista es muy complejo. Y lo que hace es que cuando uno va a hacer defensa de derechos fundamentales, uno crea más problemas que soluciones. Y crea más problemas porque el derecho es muy complejo en sí mismo. Se ha vuelto una ciencia muy compleja que ha dejado de, como que a mí me parece que ha dejado de o sea, que ha perdido su sentido en sí mismo. Porque la función del derecho es interpretar las normas para que existan derechos. No convalidar normas que... pues que al final de cuentas no producen derechos. Entonces, a mí me parece que que el positivismo en parte es interesante, pero también hay que irse saliendo de eso, porque si no, el derecho pierde función, o sea, pierde su función como ciencia en sí misma, ya no produce y no crea soluciones, sino que se cierra un poco. Ya, yo quería hacer un apunte al profesor Ruiz Miguel sobre el tema de los derechos fundamentales, sobre todo lo que decía del derecho, que lo dice en su escrito, el derecho que él dice que está moralmente injustificado de portar armas en Estados Unidos. Y Ferrer lo que dice, no dice moralmente, obviamente no lo dice, dice que es sustantivamente... Que comparto que no es un derecho fundamental. Vale, pero usted dice porque Fradello lo considera moralmente. Formalmente fundamental. Formalmente. A ver, yo he entendido. Por lo que digo. Ya está. Yo digo que el derecho a portar armas es un derecho moralmente justificado. No, eso no lo han dicho. Si la pregunta iba por ahí, no.
lo que yo quería plantear. O sea, lo que yo quería plantear es que no entra la moralidad en el derecho de portar armas o no, y que yo considero que no es un derecho fundamental, de acuerdo a la teoría de Ferraioli, no por la justificación moral o no justificación moral, sino porque, de acuerdo a la teoría de Ferraioli, cuando este derecho se consideró fundamental, la segunda enmienda de la Constitución fue en 1791, y mi pregunta era, no es un derecho fundamental porque en 1791, cuando se hizo la segunda enmienda, había democracia, se hizo mediante un pacto consensuado, real, democrático. Esa era la idea. Entonces, no es ninguno de los derechos que se conceden en las enmiendas de Estados Unidos son tampoco derechos fundamentales, ¿no? En sentido moral, ¿no? Y fueron muchos los que se Pero ha habido otras enmiendas posteriores que han ido reforzando. Bueno, incluso las enmiendas que se votaron para dar la igualdad a los negros y a las mujeres, no las votaron los negros, ¿eh? O sea que no fueron democráticamente aprobadas, y sin embargo, me parece justo. O sea que no creo que eso sea relevante. Que haya sido democráticamente aprobada una enmienda no significa que moralmente no pueda ser justificada. Es independiente, me parece. Pero podríamos decir que ha sido democráticamente aprobada, pero que la ciudadanía estaba restringida. Si no, tendríamos que decir, en Atenas no había democracia. Bueno, que es muy discutible. Pero, ¿no? Sí, hombre, pero ahí la noción de democracia también está ahí. La cuestión de fondo es que no hace falta que una enmienda o una norma sea aprobada democráticamente, sea de manera completa o sea de manera limitada, para justificar moralmente ese derecho concedido ahí. Pero si fuese realmente creada en un compacto, en un pacto democrático real donde todos los ciudadanos votasen, no habría por qué meter la moral, porque sería realmente un consenso democrático, sería un derecho fundamental en toda regla, que es lo que yo creo que defiende Ferraioli. Ya, pero imaginemos que no, tampoco me parece, ni una cosa ni otra. Se podría aprobar democráticamente una norma que concediera un derecho injusto, el derecho, por ejemplo, a renunciar a la propia libertad indefinidamente. ¿Y usted cree realmente? Si eso se aprobara democráticamente, ¿diríamos que ese derecho a renunciar a la propia libertad de manera absoluta es justo? No. Ponemos ejemplos, es que están poniendo ejemplos, como el derecho a aportar armas. ¿Hay algún ejemplo donde de una democracia real y un pacto consensuado de toda la ciudadanía se haya creado un derecho fundamental que podamos decir moralmente injustificado o moralmente justificado? ¿Hay un ejemplo? Yo me voy a eso. Como es una teoría formal, idealista, podemos ejemplos de lo contrario, pero... ¿Sería algún ejemplo de un sistema democrático pleno? Sí. En el que todos los... Que haya creado un derecho fundamental que sea moralmente... En el sentido formal. Sí, sí. Que concede a todos los ciudadanos, no se le ocurre. Pero eso no era un sistema democrático. Claro, ninguna sociedad realmente democrática va a votar un derecho que no sea un derecho fundamental. Democráticamente, en un procedimiento democrático involucrado. Es un planteamiento. Seríamos el mismo. El derecho a esclavitud. Es que es una democrática de la esclavitud. Podría haberlo. No ha habido ningún ejemplo histórico. No, Juan Carlos tiene un ejemplo. Claro, todo depende de qué quieras decir con un derecho que ha sido aprobado en condiciones perfectamente democráticas. No sé lo que te refieres con perfectamente democrático. Ya hay un sufragio universal reconocido. Paridad participativa. Aprobado por mayoría, con un sufragio universal. No se trata tanto quizá de que se han aprobado derechos que nos parecen moralmente inaceptables, sino que los términos en los que se han reconocido ciertos derechos, por ejemplo, los límites que se han establecido estos derechos, no pueden parecer moralmente no justificables. Por ejemplo, no es que yo me haya leído la Constitución búlgara, lo dice Elster. Elster dice que la Constitución búlgara, yo creo, cuando establece el derecho de asociación, dice que ningún partido político podrá tener una base étnica entonces dice que el derecho de asociación está condicionado a que la formación
representación de partidos políticos no tenga base. Esto probablemente es un límite temporalmente injustificable. ¿Por qué no va a haber un partido nacionalista turco en Bulgaria? No sé por qué. Y sin embargo, la mayoría, naturalmente los turcos son minoría, los derechos son minoría, la mayoría ha aprobado que el derecho a asociación tiene ese límite. Si esa mayoría es perfectamente democrático, en un sentido manejable, porque si no perfectamente democrático sería algo así como la unanimidad, ¿no? Pero en el sentido manejable para entendernos, que habiendo sufragio universal la mayoría ha votado eso, yo diría, por ejemplo, la mayoría ha votado un derecho con unos límites, al menos que yo diría que es un límite irrevocable. Hay otro ejemplo, la Constitución noruega. La Constitución noruega dice que se garantiza la libertad religiosa, pero que el Estado noruego es la religión luterana. Y que los padres de las personas de confesión luterana están obligados a educar a sus hijos en esa confesión. Eso es una limitación de un derecho a la libertad religiosa. Pero eso es un derecho válido, ¿no? Pero, y eso creo que ha sido aprobado, si supongo, en condiciones democráticas aceptables. O sea que sí que hay ejemplos históricos, sí que podríamos encontrar. Bueno, la Constitución griega dice que tiene también un criterio de libertad religiosa en el que la religión ortodoxa es la estatal y creo que limita bastante la libertad religiosa. Pero de que el derecho fundamental es libertad religiosa, aunque reconozca una mayoría patrocinada por el Estado. Sí. Se pueden decir barbaridades en sentido jurídico, ¿no? Por mayoría democrática. Vamos a. Hay otras queridas más palabras. Io volevo dire qualcosa sul concetto di cittadinanza. Un libro che ho trovato molto interessante e pieno di, diciamo, di gestioni la relazione di Carina Bertas, e in particolare che ha anche citato tutta una serie di autori che non sono analitici, ma che sono, per esempio, Jacques Rancière, che è un grandissimo pensatore politico che andrebbe maggiormente conosciuto nel nostro contesto, diciamo, di studi di filosofia e di diritto. Io ho l'impressione, Luigi, che tu definisca la cittadinanza, la potessi definire in termini di nazionalità. Cioè, ho l'impressione che nella tua definizione di cittadinanza abbia sopravvento la nozione, o, diciamo, o il fine, o l'idea della appartenenza. E a me questo sinceramente mi pone molto problema, perché innanzitutto credo che storicamente cittadinanza nazionale di azione sono due cose abbastanza diverse, anche se poi sono state, diciamo, contratte. In particolare la contrazione si dà con la Costituzione francese del 95, no? Che però è una Costituzione, quella sì, in qualche modo, che segna una decadenza democratica dello studio di cittadinanza. Ma anche concettualmente, mi sembra che quello che caratterizza la cittadinanza, in senso proprio, storicamente, se vogliamo dire, è un aspetto formale, quindi in qualche modo potrebbe anche piacere, diciamo, la proposta che adesso faccio. Secondo me la cittadinanza è l'altra faccia di una moneta. La moneta è la comunità politica. Una faccia è la sovranità, no? Diciamo la faccia superiore, potremmo dire. No? Poi c'è una faccia inferiore, la faccia che sta giù, che è la cittadinanza. Le due cose sono collegate. La sovranità si definisce, la definizione di sovranità, competenza, no? La sovranità è solamente colui che in qualche modo decide, no? Che competenze ha. Il sovrano è quindi un elemento di riflessività normativa estrema, radicale. Io direi che la stessa cosa si ha nella cittadinanza. Il cittadino è colui che ha il potere di definire chi è e cos'è il cittadino. Cioè la cittadinanza è competenza e competenza. E quindi fondamentalmente il cittadino è il titolare dei diritti politici, cioè colui che può contribuire alla formazione della norma sulla cittadinanza. Un cittadino che non ha questo potere riflessivo sul proprio statuto, secondo me, non è un cittadino. Alfonso, hablando de los derechos, me hace pensar en una cuestión que otras veces, derechos y ponderación de nuevo. ¿Qué otras veces he preguntado, pero que tal vez ahora puedo plantear exactamente para saber qué piensa Luigi. Luigi sostiene que las inmunidades y las libertades, como ha explicado Alfonso,
son previas y vencen siempre a los derechos de autonomía privada. Voy a referir a esto, a los derechos de autonomía privada. Yo tengo dudas sobre esto, hay mucha literatura al respecto, esto que los alemanes llaman Wirkung y los defectos horizontales de los derechos fundamentales, pero pondré algunos ejemplos en donde yo, si fuese juez, aceptaría que vence la autonomía privada frente al efecto del derecho fundamental. Lo aceptaría yo, si fuese juez, y quiero saber qué piensa Luis. Por ejemplo, si en una sociedad de cazadores, supongamos que la caza, ahora en España es un tema más delicado, pero que la caza es una actividad lícita. En una sociedad de cazadores, supongamos que la caza es una actividad lícita, una persona se convierte en defensor de los animales, empieza a enviar cartas a todos los miembros de la sociedad diciendo que están haciendo muy mal, que esto debe ser prohibido, va a las reuniones y las boicotea continuamente. Creo que tienen el derecho a expulsarlo, y si lo expulsan, su derecho fundamental no ha sido vulnerado, o bueno, o vence la autonomía privada a su derecho a la libertad de expresión. Creo que pueden expulsarlo, como pueden expulsar de una sociedad, creo de una sociedad, qué sé yo, de budistas, a alguien que se ha convertido a religión católica o de un modo conservador, lo ha convencido el Opus Dei y ahora va molestando a todo el mundo, ¿cómo puede ser? Y sigue yendo a reuniones de budistas, trata que pueden expulsarlo. ¿Cómo unos ateos podrían expulsar a alguien que se convierte al catolicismo? Quiero decir, me parece que bueno, pero sí. A mí me parece que en estos casos la autonomía privada vence, vence sobre el derecho a la libertad de expresión. Me parece que todos diríamos esto, o tal vez no. Tal vez Luis piensa que también en estos casos deberían dejarlo de expresar. Pero si la libertad de expresión cede en este caso, yo creo que es porque en realidad incluso los derechos de autonomía privada en determinados contextos y con modela, no digo ya, no quiero decir modela el efecto, así lo dice, ¿no?, de los derechos fundamentales. Yo voy a tener preguntas. Yo creo que quiero entender una de las todas las ponencias, hay alguna cosa que quería entender y lo quiero preguntar. Sé que es un poco abusar porque estoy aquí en la mesa, pero que quiero en relación al derecho internacional y en relación también a la posición de. Entonces, lo que quiero entender, porque no con la idea del pluralismo jurídico en relación al derecho internacional, yo pensaba en relación al modelo de Kelsen. Kelsen se esfuerza mucho en decir que el derecho internacional es un verdadero ordenamiento jurídico. Yo quiero entender si la posición del profesor Ferraioli es esta, en el sentido de que existe el derecho internacional como ordenamiento jurídico y tiene reglas de reconocimiento. En segundo lugar, en relación a la guerra y al derecho, que se dice que si o es la guerra o es delito o es sanción. Si es delito, es todas las guerras ilegales. Si es sanción, es una guerra conforme a la Carta de Naciones Unidas. ¿En qué se diferencia lo que dice Kelsen de lo que se decía? Porque ahí salió esto en relación a lo que en la intervención del profesor Primario. Y la última en relación a la posición del juez. El juez, en el caso de Kelsen, él considera que el ordenamiento jurídico puede ser de hecho movido a través del poder judicial, que eso es la propuesta para el orden internacional. El orden internacional lo que le falta no es legislador, sino son tribunales. Para decir eso, necesariamente tiene que, yo pienso, que tener una visión del juez como posible creador del derecho. Porque no es la norma lo que le falta al orden internacional, sino lo que le falta es el tercero entre las partes, que representa por otra parte el montón de la justicia. Y ahí también querría entender cuál es la diferencia y cómo queda la posición del juez pensada también en el espacio internacional.
Di nuovo grazie per questo convegno, per queste relazioni, per questi interventi. Grazie a Cristina, a tutti i relatori e ai partecipanti. E voglio scusarmi per il carattere inevitabilmente approssimativo di queste risposte. Soprattutto ieri non ero riuscito ad appuntare, a segnare gran parte delle osservazioni, comunque molte osservazioni, e quindi le risposte sono state e saranno inevitabilmente sommarie, ma spero, se ci sarà una pubblicazione di questi testi, che sulla base degli scritti, di poter rispondere in maniera esauriente a tutte le osservazioni e in molti casi anche di utilizzare molte di queste critiche e di queste osservazioni per precisare e forse anche per modificare le mie tesi. Dico subito che, riprendendo quanto diceva ieri Marina Gascona Beglian, che la teoria del diritto, per quanto formale il mio lavoro, è stata costruita in funzione della teoria della democrazia. E cioè, io ho sempre avuto, diciamo, come obiettivo nella costruzione dei diversi concetti, delle diverse definizioni, dell'intero sistema teorico, alcuni obiettivi, il primo dei quali è la limitazione dei poteri. E secondo un vecchio principio liberale, la fiducia nel potere che non è mai buono e che quindi deve essere comunque limitato e vincolato. La soggezione alla legge di tutti i poteri è realizzata nel paradigma costituzionale attraverso i livelli normativi che generano questa divaricazione fisiologica, virtuale, tra dover essere ed essere, una teoria della validità differente sotto alcuni aspetti da quella di Kelsen, che distingue tra vigore e validità e che assume come tratto caratteristico degli ordinamenti giuridici avanzati il diritto illegittimo. Esiste il diritto illegittimo, è il maggior difetto ma anche il maggior pregio delle democrazie costituzionali. Esiste cioè un esercizio, un possibile esercizio illegittimo del potere, dei poteri privati e dei poteri pubblici, e le garanzie non consistono in nient'altro, garanzie dei diritti fondamentali ma anche garanzie degli altri diritti. Nozione di garanzia è molto estesa, adesso qui non è il caso, anche la responsabilità penale è una garanzia, sono i doveri e i divieti corrispondenti alle aspettative. E le garanzie richiedono separazione tra funzioni di governo e funzioni di garanzia. Ne ha parlato stamattina il prefetto Andres Ibáñez, ho allargato le funzioni di garanzia al di là della funzione giurisdizionale, includendo anche quelle che ho chiamato funzioni di garanzia primaria, che nella tradizione dello Stato moderno si sono sviluppate all'interno dell'esecutivo, non potendosi sviluppare nel legislativo e nel giudiziario, ma che richiedono soggezione alla legge, applicazione della legge e quindi tendenzialmente indipendenza dalle funzioni di governo. Insomma, gli obiettivi della teoria del diritto consistevano nel costruire una sintassi, una struttura concettuale in grado da un lato di dar conto, ma anche di criticare, per così dire, rispetto alle stesse promesse normative, gli ordinamenti attuali che includono inevitabilmente spazi di legittimità, forme di legittimità che la scienza giuridica, io credo, deve criticare, siano esse antinomie, siano esse lacune. Detto questo, articolerò la risposta su due questioni. La prima è quella che riguarda la nozione di democrazia, di cui ha parlato stamattina Alfonso, con una relazione molto complessa e anche molto utile, perché solleva una quantità di problemi che richiedono chiarimenti. La seconda, sulle funzioni di garanzia, di cui ha parlato perfetto Andres Ibáñez, Xavier ha parlato
della nozione di democrazia connessa in qualche maniera a quella di sovranità e di cittadinanza. Dico subito a proposito del metodo, quando non è la prima volta che vengo considerato un giusnaturalista anche per il metodo, la costruzione, io ricordo sempre un passo molto bello di Grozio che dice: molti hanno pensato di poter produrre un sistema organico e quindi coerente del diritto. Questo è possibile per il diritto naturale, ma non è possibile per il diritto positivo, che è un sistema nomodinamico. Non avrebbe senso. Mentre ha senso l'assiomatizzazione o comunque la costruzione di un sistema tendenzialmente coerente e completo, sottolineo tendenzialmente perché la completezza è impossibile, per la teoria che non ammette contraddizione e i cui principi logici di coerenza e di completezza, chiamati principi di iuris tantum, sono normativi nei confronti del diritto. Il diritto non è necessariamente coerente né completo, e la logica che di fatto non ha viene imposta o comunque suggerita dalla scienza giuridica sulla base del sistema di concetti, i primi dei quali sono quelli della prima parte, il quadrato delle modalità deontiche, ciò che è permesso non può essere vietato, alle aspettative corrispondono obblighi e divieti, che poi sono le garanzie, via dicendo. Ebbene, dico subito della nozione dei diritti fondamentali. Ne ho parlato già ieri nell'introduzione. Questa nozione è stata criticata più volte da positivisti, da da più parti. Io mi sono convinto che la mancanza di una definizione formale della teoria dei diritti fondamentali è il segno abbastanza inquietante dell'estraneità della nozione dei diritti fondamentali alla teoria del diritto. Anche la teoria del diritto di Kelsen e di Popper, i quali quando parlano di diritti fondamentali ne parlano in termini contenutistici. Quali sono i diritti fondamentali? Non certamente il diritto di portare armi, sono i diritti di libertà, sono i diritti sociali. Insomma, la mancanza di un'istituzione di diritto formale è il segno di questa estraneità. Nessuno chiederebbe alla teoria del diritto di dirci che cosa stabiliscono le norme, che cosa stabiliscono, quali sono le condizioni concrete di validità, o supponiamo quali sono i soggetti che richiedono capacità d'agire o capacità giuridica. La teoria elabora concetti formali. Alfonso ricorda la mia caratterizzazione dei diritti fondamentali come leggi del più debole. Questa nozione è elaborata in sede di filosofia politica, e cioè sono giustificati come diritti fondamentali quei diritti che garantiscono il debole, che rendono l'uguaglianza, che sono una condizione della convivenza pacifica. Sono per l'appunto quei fondamenti che ho elencato a seguito di una serie di provocazioni e di domande che mi erano state fatte in quel libro sui diritti fondamentali. Mi si chiedeva: ma insomma, quali sono i fondamenti assiologici? E il terzo saggio, non so se ricordate, in quel volume che si intitola per l'appunto I fondamenti dei diritti fondamentali, ho elencato quelli che a mio parere sono i criteri di giustificazione dei diritti fondamentali. Ma questo è un discorso di filosofia politica e quindi un discorso non di teoria formale del diritto. Perché è necessaria una nozione formale di teoria del diritto? Proprio perché la teoria del diritto deve dar conto di qualunque tipo di ordinamento e quindi deve avere una portata esplicativa, in forza della quale, anche se la Costituzione ungherese sono stabiliti i diritti fondamentali, non so, il diritto di convertire, il diritto, supponiamo, oppure il diritto di portare armi, il diritto del marito o del padre di correggere, di punire, eccetera, sono cose che sono avvenute in passato, sono diritti fondamentali e non per il rango costituzionale.
semplicemente perché prodotte da norme tecniche, cioè perché universali. Lo Statuto dei lavoratori in Italia è una legge ordinaria che enuncia una serie di diritti fondamentali dei lavoratori. Il codice di procedura penale enuncia una serie di diritti fondamentali dell'imputato. Quindi è il carattere universale, a me pare, che consente di leggere, nominare come diritti fondamentali le diverse esperienze, indipendentemente dall'approvazione morale o meno, nei confronti dei loro contenuti, i vari tipi di diritti che vengono volta a volta stabiliti. Ma la questione di fondo che è stata sollevata stamattina è che sotto certi aspetti, sempre in materia di democrazia, di teoria della democrazia, riguarda questa gerarchia. Alfonso ha ricordato la mia critica alla nozione di sovranità e la definizione di sovranità popolare attraverso due nozioni. In negativo la sovranità popolare significa che la sovranità appartiene al popolo e a nessun altro, e poiché il popolo non esiste come macro soggetto ma è l'insieme di milioni di persone, la sovranità popolare equivale all'insieme di tutti noi e si identifica con i diritti politici ma anche con i contropoteri rappresentati dai diritti di libertà e dei diritti sociali, oltre che dai diritti civili. Qual è il rapporto tra questi diritti? Io ho sostenuto che c'è un primato dei diritti secondari di autonomia nella dimensione formale e nomodinamica. Il diritto è un prodotto dell'esercizio di questi diritti. Il diritto è un prodotto o dell'autonomia privata o, sia pure immediatamente, dell'esercizio dei diritti politici che producono la sfera pubblica rappresentativa, eccetera. Quindi c'è un primato nomodinamico dei diritti primari e c'è un primato nomostatico non solo dei diritti di libertà e dei diritti sociali, ma di tutti i diritti fondamentali. E vengo qui alla gerarchia. E questo mi consente di proporre, non dico una soluzione perché ovviamente non sarà forse condivisa, ma comunque un modo di ricostruire la ponderazione. Già ieri è stato detto, e così tra l'altro passerò alla questione della giurisdizione di cui ho parlato Perfetto, io distinguerei la ponderazione, uso questo termine anche se non mi piace, in via generale ed astratta, e la ponderazione caso per caso. In via generale ed astratta io credo che si possa stabilire una gerarchia sia sul piano teorico, sia sul piano costituzionale, sia sul piano giurisprudenziale e per così dire scientifico, naturalmente con soluzioni opinabili, soprattutto le ultime. Sul piano teorico, ne ho già parlato già ieri mi pare, ci sono dei diritti, quelli di pura immunità, che non comportano nessun limite all'esercizio degli altri. La libertà di coscienza non limita nessun altro diritto, l'immunità da tortura non limita nessun altro diritto. È viceversa un limite ai diritti che hanno un esercizio. E allora veniamo alla seconda relazione gerarchica qui. Rispondo a Caporello sui diritti di autonomia. La subordinazione non è dei diritti di autonomia rispetto ai diritti di libertà e ai diritti sociali. La subordinazione è dell'esercizio dei diritti di autonomia civile, significano i contratti, i negozi, di autonomia politica, sia pure attraverso una direzione della rappresentanza, sono le leggi, che sono di grado e livello subordinato al livello costituzionale dei diritti fondamentali. Questa è una questione di fatto, non c'è nessuna opzione ideologica. I diritti di autonomia, pur essendo fondamentali,
proprio perché consistono in diritti potere che ammettono come esercizio atti giuridici produttivi di effetti, siano essi negozi, siano essi legge, eccetera, comportano come esercizio un livello normativo subordinato a quello che riguarda i negozi, addirittura della legge, per quel che riguarda tutti gli esercizi di potere a livello della Costituzione. Questa è una subordinazione, quindi non c'è ponderazione, c'è una subordinazione dell'esercizio dei diritti di potere a livello dei diritti costituzionali e dei diritti fondamentali. Poi, una ponderazione in astratto potrebbe ben essere fatta dalla Costituzione. Io sono stato criticato perché propongo costituzioni, diciamo, precise, tassative. Per esempio l'articolo 41 della Costituzione italiana, che Berlusconi voleva abrogare e che ancora viene proposta, di cui ancora viene proposta l'abrogazione, afferma che l'iniziativa economica non può essere esercitata in danno dell'uguaglianza, della dignità della persona e degli altri diritti fondamentali. È scritto nella Costituzione. L'iniziativa economica non può essere esercitata in danno degli altri diritti fondamentali. Naturalmente poi disponiamo di altre categorie di carattere generale, per cui parliamo della prevalenza della norma speciale sulla norma generale. Ma perché le Costituzioni, finita la fase declamatoria delle Costituzioni, appunto, come grandi enunciazioni, eccetera, le Costituzioni lunghe, del resto già si sono messe in questa direzione, non prevedere già in sede costituzionale, per esempio, libertà di visione del pensiero, tutti quanti sappiamo, siamo convinti, anche se non è scritto nella Costituzione, è un prodotto del consenso, della giurisprudenza, prima non ammette la diffamazione. Perché non scrivere in Costituzione? Possono ben essere scritte in Costituzione le gerarchie. Viene garantita la libertà di espressione del pensiero, ma non la diffamazione, ovviamente ancor meno la calunnia e neppure l'ingiuria. Se la Costituzione non lo fa, lo fa la dottrina. Non c'è bisogno che sia scritto in Costituzione, questo. Nessuno ha mai sollevato il problema dell'incostituzionalità della diffamazione e giurisprudenza e dottrina hanno elaborato una scala naturalmente molto opinabile, imperfetta, però la Corte Costituzionale italiana, per esempio, ma altre corti hanno fatto la stessa cosa, hanno parlato di principi supremi non modificabili da nessun'altra legge costituzionale e quindi superiore a tutti gli altri. Questa è una ponderazione, quella teorica io direi che è quasi logica, no? Cioè non è il frutto di uno, anche se naturalmente soprattutto i genovesi che vanno a caccia delle ideologie che mi criticano per aver considerato, assunto questa gerarchia come se fosse il riflesso di una mia personale opzione politica. Probabilmente sì, lo è anche, ma io penso che logicamente, strutturalmente, esiste questo tipo di rapporto che non toglie che i diritti sono tutti dello stesso rango, però certamente alcuni sono limiti non limitabili, come l'immunità fondamentale, altri come diritti poteri, sono diritti più esercizio e subordinati ad altri, poi quelli costituzionali o legislativi. E io credo che la legislazione debba far questo, le costituzioni debbano far questo. Poi esiste una ponderazione caso per caso. Beh, a mio parere questa ponderazione caso per caso ha a che fare con i connotati del caso. Non a caso si fa sempre riferimento ai casi concreti. La ponderazione consiste nella, diciamo, applicazione del principio, della norma ritenuta più pesante, più adatta, più pertinente al caso. In realtà sono i connotati del caso che suggeriscono la qualificazione del fatto in un modo anziché in un altro. La legittima difesa
è stata proporzionata all'offesa, no, non c'è una ponderazione fra la norma che punisce il reato e la norma che prevede l'esimente, c'è una valutazione dei connotati specifici del caso e una ponderazione, per così dire, della proporzionalità della difesa rispetto all'offesa, lo stesso vale per le cause di menti, di necessità, per altre cause. Credo che in questo modo possiamo ricostruire l'applicazione del giudice salvaguardando che cosa? La soggezione del giudice alla legge. Perché se ammettiamo la ponderazione, l'esperienza brasiliana, qui c'è Sergio Cademartoli che ha proprio scritto su questi temi, offriamo un grande argomento a sostegno di un attivismo giudiziario che, grazie alla ponderazione, sceglie di volta in volta quali principi applicare, inventa addirittura principi. La legittimità della giurisdizione, per questo parlavo nella costruzione della teoria del diritto, è finalizzata alla soggezione alla legge delle funzioni di garanzia. Le funzioni di garanzia sono funzioni che consistono in obblighi e in diritti, soggette alla legge. Mentre la legislazione è vincolata solo al rispetto, con tutti gli spazi quindi della sfera del decidibile, deve semplicemente non contraddire la Costituzione, oltre che all'implementazione delle garanzie, cioè del diritto pur sempre un prodotto della politica, viceversa le funzioni di garanzia sono funzioni vincolate alla legge. Questa è la loro fonte di legittimazione, che non possiamo far saltare attraverso la teorizzazione come metodo di applicazione di uno strumento che inevitabilmente legittima il massimo di discrezionalità o comunque forti spazi di discrezionalità. Intendo dire che, e qui forse c'è un equivoco, che non ho mai pensato, e ovviamente escludo, che l'argomentazione non abbia un enorme spazio, non sia fondamentale proprio per motivare la verità fattuale, la verità giuridica, tra mille virgolette, perché naturalmente è una verità approssimativa, opinabile, probabile, eccetera. L'argomentazione è un'argomentazione che si avvale di argomenti morali, di argomenti giuridici, essenziale nell'applicazione della legge. Tuttavia, la ricostruzione del metodo di applicazione, eccetera, eccetera, è rilevante anche per il tipo di costume giudiziario che può provocare. E vengo così alla seconda parte, e poi parlerò anche della cittadinanza, della sovranità, dei temi di cui è intervenuto Javier. Perfetto, Andrés Ibáñez ha ricordato la mia esperienza di giudice. Nella mia esperienza di giudice, come nell'esperienza di tanti miei amici e colleghi con cui venivo vita a quel gruppo, nella Magistratura Democratica, il primo elemento che ci ha unito fu la critica della giurisdizione. Io ricordo quando entrai in magistratura, un po' casualmente, perché l'università era chiusa, non c'erano concorsi, eccetera, rimasi spaventato dal modo in cui veniva amministrata la giustizia in Italia, tanto che volevo addirittura dimettermi. Di fronte all'arroganza, all'arbitrio, anche spesso compiaciuto, di molti giudici di allora. Quindi la critica della giurisdizione fu uno degli elementi, diciamo, costitutivi di quel gruppo e di quell'esperienza. E il secondo elemento fu la sperimentazione della divaricazione tra Costituzione e legge ordinaria. Noi avevamo tutti i codici fascisti,
ancora li abbiamo, salvo quello di procedura penale, in contrasto con la Costituzione. Sperimentammo per l'appunto questa divaricazione. Io ricordo che proprio in quegli anni scrissi la prima critica a Bobbio sulla teoria della validità e sulla valutatività della scienza giuridica. Non può essere valutativa se deve criticare, oppure deve soltanto contemplare e legittimare l'esistente. Ebbene, è chiaro che quindi il primo problema era la difesa, come diceva Perfetto, del cittadino dalla giurisdizione, ma al tempo stesso la giurisdizione richiedeva una legittimazione, richiede ovviamente, ma comunque nel modo in cui discutevamo a quell'epoca, che non potevamo vedere in nient'altro che nella garanzia dei diritti dell'imputato, dei diritti fondamentali, dei diritti del lavoro per i creditori del lavoro, dei diritti sociali, dei diritti del più debole per l'appunto, attraverso la presa sul serio della Costituzione. E quindi invademmo la Corte Costituzionale di eccezione di incostituzionalità, non c'era udienza in cui non ne mandavamo praticamente, e la Corte Costituzionale si mossa. E una grossa bonifica dell'ordinamento giudiziario, dell'ordinamento giuridico, fu fatta anche grazie alle tante eccezioni di incostituzionalità che questo piccolo gruppo, che è sempre formato da circa 500 giudici, quindi non del tutto irrilevante. E adesso, il fondamento della legittimazione di questo che, non dimentichiamo, Montesquieu chiamava terribile potere, quando sei il potere più odioso, cioè è un potere veramente odioso, sia perché non è legittimato dalla rappresentanza, sia perché è direttamente un potere sull'uomo, sulla persona. Quindi è un potere terribile e odioso, la cui unica, che tuttavia è necessaria come funzione di garanzia secondaria a tutela del debole, che nel momento del reato è per l'appunto la persona offesa, nel momento del processo dell'imputato, nel momento dell'esecuzione penale del detenuto, a tutela della legalità, per così dire, quindi di quei limiti e di quei vincoli imposti dalla Costituzione, ma anche dalle leggi, nel modello dello Stato di diritto. Cioè non c'è bisogno di elencare le ragioni della legittimazione, della necessità del potere giudiziario e direi di tutte le funzioni di garanzia, che però non può che essere fondata sul carattere tendenzialmente di carattere cognitivo. Ovviamente nessuno pensa che il giudice sia bocca della legge, sono sciocchezze, sono purtroppo il modello di Montesquieu, che naturalmente è beccaria, e tuttavia è una questione di grado, e le garanzie servono a la garanzia del contraddittorio, della tassatività, della materialità del fatto, dell'esistenza di un danno, del diritto di difesa. Sono altrettante garanzie epistemiche molto imperfette, in grado di accrescere il carattere cognitivo della giurisdizione rispetto ai suoi modelli inquisitori di tipo appunto arbitrario. Se noi ci priviamo di questo, vale per il diritto penale, credo, su questo io non ho ricevuto critiche, devo dire, ma a mio parere vale per tutta la giurisdizione. Cos'è che legittima un atto di discrezionalità o di arbitrio giurisdizionale nell'annullare una legge, se non la sua incoerenza con la Costituzione, e cioè se non l'accertamento, opinabile quanto si voglia, della sua incompatibilità con la Costituzione? E lo stesso vale per la giustizia amministrativa, lo stesso vale per la giustizia civile. Se noi smarriamo questo elemento, che poi è il principio di legalità, che poi è la separazione dei poteri, che richiede indipendenza, perché soltanto l'indipendenza garantisce il carattere cognitivo. Un giudice indipendente sarà motivato da altre ragioni che non l'accertamento della verità. Ci sarà un giudice a Berlino, le solite morti, no? Deve pure esserci un giudice che abbia il coraggio di
assolvere quando tutti chiedono la condanna e di condannare quando tutti chiedono l'assoluzione, perché è ancorato alla soluzione alla legge e all'accertamento della verità nelle forme con le garanzie che non sono quelle che possono essere caratterizzare il dibattito pubblico, ovviamente necessario, i processi in televisione, sono le garanzie che fanno di un processo un corretto processo. Naturalmente una legittimazione sempre imperfetta, io credo che dobbiamo essere sempre consapevoli che una verità assoluta non esiste, che l'errore è sempre possibile, però si tratta di una questione di grado. Altra questione, e qui venga un altro problema sollevato da Alfonso Ruiz e anche da Xavier sulla democrazia. Io so benissimo che l'orientamento prevalente nella filosofia politica, del resto in Kelsen, Bobbio, è la nozione procedurale di democrazia. La democrazia è fondamentalmente quella che si esprime nell'autonomia politica, nei diritti di autonomia, nei diritti di voto. Io qui vorrei sottolineare due fallacie ideologiche, una sulla quale credo possiamo essere tutti d'accordo. La prima fallacia, diciamo, quella espressa da Rousseau, ma ancora prima nel Protagora, insomma c'è una lunga tradizione, la volontà popolare è una volontà buona, è una volontà giusta, è quello che sostiene Rousseau, no? E che ripete anche Kant. Kant dice nessuno può recare ingiustizia a se stesso e è sempre, dice Rousseau, è sempre retta e rivolta all'utilità pubblica la volontà popolare. Adesso io credo che questa è una tesi che è stata smentita dalle esperienze delle autorità libiche che hanno avuto il consenso popolare, le esperienze purtroppo che viviamo quotidianamente nei nostri paesi, abbiamo appunto avuto i regimi populisti. La verità, la volontà buona, intanto non esiste, questo ci ha insegnato Kelsen, una volontà popolare come volontà unica, come macro soggetto, come macro volontà, e comunque dobbiamo sempre diffidare perché la volontà popolare può non essere buona. Naturalmente il suffragio elettorale è la miglior tecnica di selezione dei governanti e tuttavia non garantisce la bontà, e su questo io credo che siamo tutti d'accordo. Dove non siamo d'accordo probabilmente è su una tesi di Kelsen ripresa in parte anche da Bobbio e che è di nuovo una tesi di Rousseau, secondo la quale è ripresa, secondo la quale i diritti di autonomia garantiscono l'autogoverno. Garantiscono l'autogoverno. Kelsen si rende conto che, avendo fatto la polemica con Smith, dice, e quindi avendoci insegnato che non esiste un macro soggetto popolare, e si rende conto del carattere eteronomo delle leggi, se non altro perché le leggi sono decise non dagli stessi elettori ma dai loro rappresentanti. Non dimentichiamo che non c'è identità tra rappresentanti e rappresentati, se non altro perché le leggi sono decise a maggioranza e quindi la minoranza è comunque sottoposta a leggi che non si è data. Kelsen ripiega su una nozione quantitativa. Un ordinamento è tanto più democratico quanto maggiore è il grado di corrispondenza delle leggi prodotte dalla maggioranza o comunque dal maggior numero di persone. Ebbene, riconosce che però dovrebbe trattarsi di democrazia diretta ed arriva a sostenere che è una questione di grado, e sulla base di queste tesi di Kelsen dovremmo dire che l'unica forma di perfetta democrazia sarebbe quella in cui tutte le decisioni sono prese direttamente dai cittadini all'unanimità. Ovviamente questo
questo non solo è impossibile, ma prefigura un sistema totalitario. No? Cioè un ordinamento in cui le leggi corrispondono esattamente alla volontà. Ma non è così, questa è una fallacia ideologica. Dobbiamo ammettere che il suffragio universale è la garanzia, il diritto, diciamo, che garantisce la massima partecipazione, il ricambio e la responsabilizzazione degli eletti. Ma io credo che dobbiamo considerare una mistificazione non solo l'idea che la volontà generale è una volontà buona, ma anche che la volontà dei rappresentanti consista nell'autogoverno popolare. Dispiace dirlo perché ci piacerebbe l'autogoverno popolare, però non è così. Il diritto è eteronomo. Gran parte delle leggi del mio paese non mi piacciono, non sono il prodotto della mia volontà, se non altro perché sono state, soprattutto per i giovani, prodotte in tempi in cui appunto non votavano. Questa a me pare che sia forse una mistificazione ancora più grave di quella della volontà buona. Ripeto, i diritti politici sono fondamentali non solo perché i diritti di tutti, ma perché garantiscono la partecipazione di tutti, l'uguale dignità delle persone, l'uguale partecipazione, il ricambio dei governi, garantiscono la responsabilità, o dovrebbero garantire, leggi elettorali permettendo, però non garantiscono l'autogoverno. Vedo che Alfonso annuisce, ma allora il tuo primato della dimensione procedurale. Certo, io continuo a sostenere che sul piano normodinamico c'è un primato dei diritti di autonomia, perché essendo un giusto positivista il diritto, sono convinto, è prodotto interamente dall'esercizio del potere privato, diritti di autonomia civile, pubblico, potere legislativo, ma anche ovviamente sentenza, amministrazione, eccetera. Quindi c'è un primato dei diritti secondari, sia direttamente, perché la forma di democrazia e di autonomia più diretta è certamente quella dell'autonomia privata, che produce direttamente diritti, obblighi, relazioni e rapporti giuridici, però i diritti, sia pure attraverso la mediazione rappresentativa, l'intero apparato dei poteri pubblici si fonda, dei poteri legislativi, delle funzioni di governo si fonda sui diritti di voto. E quindi c'è un primato nomodinamico. Però in un sistema multilivello in cui la Costituzione è sovraordinata ai diritti, alle fonti sottostanti, i contratti con cui viene esercitata l'autonomia privata e le leggi con cui attraverso la mediazione rappresentativa viene esercitata la cosiddetta sovranità popolare o comunque l'autonomia politica, sono per l'appunto subordinati al livello di tutti i diritti fondamentali, anche i diritti di autonomia, che non possono essere modificati, non possono essere, nessuno può esserne privato, comunque non possono essere ridotti, per la struttura a gradi dell'ordinamento. Una struttura a gradi teorizzata da Kelsen, ma di cui secondo me Kelsen, da cui Kelsen non ha tratto tutte le implicazioni che si comportavano. Vengo alle questioni sollevate, scusate se parlo troppo, da Salvie De Lucas. Ho trovato molto interessante le cose che ha detto. Effettivamente per me è stato un vero problema la definizione sia di cittadino che di popolo. D'altra parte erano necessari perché cittadino è alla base dei diritti di cittadinanza, ci sono alcuni diritti che sono attribuiti soltanto al cittadino. Ho pensato di definire popolo, io non credo nell'unità, nel demos, queste cose qui le considero molto pericolose, anche se tutta la tradizione della filosofia politica, fino a Kant ma anche dopo, è l'idea del corpo politico. L'idea del corpo politico, se noi andiamo a prendere i classici, sta dappertutto. Il corpo politico come entità unitaria. Io credo che sia un'idea che contraddice i fondamenti individualistici del diritto moderno, e quindi il pluralismo, il conflitto, la lotta di classe, insomma quello che volete, certamente quello che caratterizza una società liberale. E quindi il popolo,
abbiamo avuto grandi polemiche sull'Unione Europea, mi ricordo con Klaus Hoff e con altri che dicevano che è impossibile una costruzione europea perché non esiste il demos, ma proprio perché non esiste il demos è necessaria. Una Costituzione si giustifica quanto maggiori sono le differenze che deve garantire e le disuguaglianze che deve ridurre. Se fosse l'espressione di un demos non sarebbe affatto necessaria, perché sarebbe riflesso così del senso comune, della volontà generale. Le costituzioni servono e si giustificano proprio perché non c'è, e fortunatamente non c'è nessun demos, perché siamo differenti, perché siamo disuguali e si tratta di garantire le differenze e ridurre le disuguaglianze. E allora ho trovato, tra l'altro, una bellissima caratterizzazione, questa nozione ciceroniana dei palia iure, cioè l'unità di un popolo e l'uguaglianza. E l'uguaglianza è l'uguaglianza nei diritti fondamentali, perché tutto il resto siamo disuguali per le nostre professioni, per i nostri ruoli, per i diritti patrimoniali. Ed è tanto maggiore quanto maggiori, quanto più numerosi e quanto più garantiti sono i diritti fondamentali. Naturalmente, questo adesso vedo l'obiezione di Massimo Latorre, cittadino è il riflesso della sovranità. Io la sovranità la identifico in quanto la popolare, naturalmente la sovranità del re, secondo me, è in contrasto. Poi sovranità come potesse legge assoluta, sono state tante le definizioni di sovranità. Quella che io ho proposto perché è compatibile è che non esiste. Non esiste un soggetto sovrano, esiste una pluralità di soggetti. E quindi ho una certa difficoltà a accettare l'idea di un titolare di sovranità e quindi anche competenti delle competenze. A me non piacciono queste cose. L'atto costituente produce una costituzione e il potere costituente si esaurisce. Questa è una tesi anche di Kelsen, eccetera, si esaurisce. E la rottura avviene con un colpo di Stato o con una rivoluzione, ma ci sono, no? L'idea che il potere costituente continua a sopravvivere in qualche soggetto sovrano, anche se si dovesse chiamare il popolo. E quindi la cittadinanza significa appartenenza a questa unità formata dall'uguaglianza nei diritti. Detto questo, però, la cittadinanza finisce per essere, ed è nei nostri sistemi, appartenenza. Io sono cittadino italiano, la maggior parte di loro sono cittadini, insomma siamo cittadini di diversi ordinamenti. Eppure essendo stato un fattore di inclusione, no? Cittadino capeto, no? Luigi XVI, e di uguaglianza, è ormai un fattore di esclusione. È l'ultimo accidente di nascita che ci differenzia per ragioni di nascita, per ragioni comunque ingiustificate moralmente, politicamente, dagli immigrati. E quindi, a mio parere, è una aporia che si può superare, ovviamente, i tempi sono lunghissimi, il superamento della cittadinanza, la cittadinanza universale, eccetera. Però dobbiamo essere consapevoli che si tratta di un elemento, un fattore di discriminazione. E sono molto d'accordo con quanto diceva Xavier sul carattere illiberale di questi contratti di integrazione, che ci sono anche in Italia, i patti fatti con i tavoli, fatti con gli immigrati che devono accettare i valori costituzionali, cosa che non viene ovviamente richiesta ai cittadini, e cioè un atto di accettazione, sono provvedimenti illiberali. Dobbiamo ammettere che fra le differenze ci sono, che vanno tutelate, ci sono anche le differenze culturali, di opinione politiche, per cui i fascisti, i razzisti, i fondamentalisti si contrastano su un terreno diverso da quello delle esclusioni politiche. Hanno diritto ad essere quello che vogliono. E naturalmente sono d'accordo sulla frammentazione. Xavier ha elencato 8 status civitatis,
e forse ce n'è anche qualcuno di più, perché c'è chi c'è il diritto di soggiorno, chi ha il permesso di soggiorno per un certo numero di anni, per pochi, cioè c'è una, e questo credo che sia uno dei più grandi problemi del futuro, perché naturalmente l'integrazione procede, saremo sempre più un unico soggetto, un soggetto nel senso di popolo, di entità politica, rispetto al quale la discriminazione per ragioni di nascita contraddice i nostri cosiddetti valori. E vengo alle domande. E innanzitutto l'attivismo giudiziario, l'attivismo, mi pare che nella domanda si proponga di affidare il controllo di costituzionalità ad un organo non separato ma diviso. Io ho distinto condivisione da separazione. Tutti i poteri sono condivisi, il potere legislativo, no? Ci sono proposta, due camere, la promulgazione, gli organi collegiali sono una forma di condivisione nel processo penale, nel processo civile, in qualunque forma di giurisdizione ci sono i vari gradi di giudizio. E quindi l'idea di una condivisione, come qualcosa di simile alle prese legislative, no, io credo che se vuole essere una garanzia secondaria che interviene sulle violazioni della Costituzione da parte del legislatore, deve essere un organo indipendente dall'organo appunto che è chiamato a controllare. Mi pare un organo un po', cioè del resto nell'esperienza francese fino a qualche anno fa c'era soltanto questo controllo preventivo, che naturalmente essendo espressione della stessa maggioranza ovviamente non poteva garantire. Del resto noi l'abbiamo avuto anche, per esempio, come tanti di noi sosteniamo la necessità di commissioni di verifica dei poteri esterni, come se nell'esperienza latinoamericana, in particolare messicana, istituzioni elettorali e tribunali elettorali. Nel nostro ordinamento la commissione di verifica poteri è una commissione parlamentare che per esempio ha legittimato, benché in contrasto con la legge, l'elezione di Berlusconi, che c'è una legge italiana che esclude dall'eleggibilità coloro che sono titolari di concessioni governative amministrative, come sono le televisioni, come erano a quell'epoca, ma come continuano ad essere le televisioni. La cosa è assolutamente clamorosa, perché erano tantissime le concessioni per il titolare Berlusconi. La maggioranza ha deciso viceversa che non c'era nessuna incompatibilità. Questi organi di garanzia o sono esterni e quindi indipendenti, oppure non possono svolgere le loro funzioni. L'altra questione è quella della inflazione dei diritti e dell'inflazione legislativa. È un enorme problema, perché l'inflazione comporta la riduzione delle capacità regolative del diritto. Non possiamo illuderci di tornare al codice Napoleone, eccetera, quindi alla semplicità del... anche se per esempio in materia penale io sostengo da tempo la riserva di codice penale, tutto dentro il codice, nulla fuori dal codice. Si tratta di scelte politiche. Se preferiamo usare del codice del diritto penale come uno strumento demagogico di cattura del consenso e quindi... che alimenti il populismo, no? Che faccia leva sulla paura, per ogni nuovo delitto efferato introduciamo nuove leggi, allora abbiamo bisogno di una legislazione inflazionata, oppure l'emergenza, l'eccezione. La semplificazione, anche se non facile, secondo me dovrebbe essere perseguita come fattore di razionalità e come condizione di soggezione del giudice alla legge. Un sistema inflazionato rende molto difficile l'obbligatorietà dell'azione penale, rende difficile la soggezione. Quindi su questo siamo perfettamente d'accordo. E infine le domande di Cristina sul diritto internazionale. Io sono convinto, e questo seguo assolutamente Kelsen, che il diritto
internazionale oggi è un ordinamento. Il mutamento, il cambiamento di paradigma, se vogliamo usare questa espressione, è avvenuto con la Carta dell'ONU, che ha segnato il passaggio dal modello Westfalia, che consisteva in un sistema pattizio fondato su trattati, in un ordinamento, se è vero che l'ordinamento si caratterizza come un insieme di norme a cui un'intera comunità, in questo caso la comunità degli stati, è sottordinata, e in questo caso il divieto della guerra, i diritti fondamentali, la Carta dell'ONU, quindi è un ordinamento. Esiste come ordinamento giuridico, quali sono le sue regole di riconoscimento? E purtroppo sono ancora molto indeterminate, perché insomma noi abbiamo un ordinamento internazionale privo sostanzialmente di una legislazione di attuazione, tante carte dei diritti, ma molte poche. Cristina dice il problema è i tribunali e non la legislazione. No, io penso che sia necessaria una legislazione di attuazione che potrà avvenire attraverso trattati, potrà avvenire in Europa attraverso i regolamenti, le direttive, le diverse fonti europee, potrà avvenire attraverso appunto convenzioni internazionali, deliberazioni, insomma il chi e il come, il problema di Juan Carlos è ancora da stabilire, ma l'importante è che si costruisca una sfera pubblica sovranazionale, altrimenti i diritti restano dei pezzi di carta. I diritti richiedono garanzie per essere effettivi, non totalmente effettivi, perché anche le garanzie sono norme, ma comunque per poter funzionare, e le garanzie richiedono leggi di attuazione. In sostanza, che so, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la FAO, sono istituzioni che dovrebbero essere dotate dei mezzi necessari per distribuire, come è stato stabilito più volte, questo in convenzioni, in deliberazioni, i farmaci salvavita, l'acqua. Queste cose richiedono, così come esistono i trattati, perché qualche cosa esiste, ma molto poco, sul patrimonio comune dell'umanità, dovrebbero esistere trattati che costituiscono un demanio planetario, cioè consentano di rendere extra commercium ed extra patrimonium beni vitali che devono essere salvaguardati dalla distruzione, dalla dissipazione, ed essere garantiti, e il cui accesso dovrebbe essere garantito a tutti. E questo richiede una legislazione di attuazione. Oggi la cosiddetta sovranità dei mercati è legata all'assenza di una sfera pubblica sovranazionale. E io mi rendo conto che, pur criticando i nostri governi, un singolo governo da solo non è in grado di opporsi a questa, diciamo, mancanza di regole e di limiti dei mercati. È soltanto l'intera Unione Europea, e magari a livello globale, una rifondazione del Fondo Monetario, della Banca Mondiale, organi di garanzia sovranazionali che possono introdurre limiti e vincoli a poteri altrimenti limitati, altrimenti selvaggi. Quindi è vero poi che quel che si richiede è, perché le due cose sono connesse, sono le garanzie secondarie del Tribunale, che è privilegiata questa seconda forma di garanzia, ma le garanzie secondarie suppongono le garanzie primarie. Dobbiamo accertare la violazione dei diritti fondamentali, e la violazione dei diritti fondamentali, fortunatamente qualcosa è stato fatto, la Corte Penale Internazionale ha un piccolo statuto che certamente non è molto garantista nella definizione dei crimini contro l'umanità, però esiste quindi un qualche embrione di legislazione di attuazione. Ma senza garanzie primarie, senza gli obblighi e i divieti, ma perfino il diritto alla vita, se non c'è il codice penale, grazie al principio di legalità,
non può essere garantita. I diritti fondamentali richiedono leggi di attuazione, e questo è il ruolo della politica, perché tra l'altro una delle critiche che viene mossa è ridurre il ruolo della politica. La politica non ha solo la sfera del decidibile, deve implementare la sfera dell'indecidibile, e cioè deve introdurre le garanzie, introdurre il codice penale per esempio, no? Cosa che è stata fatta anche a livello internazionale, con la Corte Penale Internazionale, che ha uno statuto che prevede una serie di crimini. E questo va fatto anche per il diritto del lavoro, per i diritti sociali. Siamo pieni di carte, e questa inflazione di carte può soltanto nei tempi lunghi squalificare i diritti, che non possiamo continuare a vivere in un mondo che proclama diritti e poi vede crescere enormemente i crimini contro l'umanità, le disuguaglianze, le violazioni. Questo può rischiare di ridurre i diritti a una vuota retorica squalificante, screditante. Non credo che possiamo continuare a parlare a lungo di uguaglianza, di dignità, di diritti fondamentali in un mondo che viceversa contraddice così radicalmente queste promesse. E quindi si richiedono, e concludo con questa risposta a Cristina, e ringraziandola naturalmente di tutto questo incontro, a me pare che siano è necessaria la costruzione di una sfera pubblica di sovranità. Non so se questa avverrà, è probabile che non avverrà, però io credo che sul piano sia della teoria della democrazia e sul piano concettuale anche della teoria del diritto, dobbiamo, o comunque in mancanza di alternative, indicare questa prospettiva come la sola prospettiva razionale contro un futuro di guerre e forse anche di devastazioni del nostro ambiente naturale. Grazie. Agradecer a todos los presentes, a los profesores que han participado en el seminario, al magistrado, el profesor Andrés Ibáñez, la participación. Yo decía en la presentación que reconocíamos la obra de Ferrajoli y la queríamos reconocer con la discusión, y creo que hemos dado cuenta de esto, una discusión intensa durante 2 días y medio. Le agradezco desde luego al profesor Ferrajoli, y concluyo diciendo algo que puede ser un deseo, también una descripción de la realidad o una previsión, y es larga vida a los principios de Yuri.